Segno 7, rubrica settimanale socio-religiosa in diretta, a cura di Paolo Bonci. Bene, buonasera ai nostri telespettatori. Stasera abbiamo come tema l'Europa che ci aspetta, quindi è un argomento abbastanza importante e anche di grande attualità. A illustrarci qualcosa sull'Europa che ci aspetta, quindi sul futuro dell'Europa, abbiamo un ospite d'eccezione, perché effettivamente siamo sicuri che se ne intende. È un ospite che ci ha gratificato già per la seconda volta in poco tempo della propria presenza, con tutti gli impegni che mi immagino abbia, cioè l'onorevole dottor Carlo Casini. Buonasera, buonasera a tutti. Bene, allora, cominciamo intanto con... Molti si domandano in questo momento, diciamo, in cui si comincia ad avere un po', più che di crisi, diciamo così, qualche interrogativo sull'esperienza fatta. Qualcuno ricorda che l'Unione Europea è stata costruita cominciando dalla Unione Monetaria. E io mi domandavo, appunto, non è come sposarsi per interesse invece per amore cominciare dalla Unione Monetaria, quindi dall'euro? Sì, io rispondo sì. Non è per amore, ma è per interesse. L'interesse non unisce, ma divide. Però le cose sono molto più complesse. Intanto l'Europa non è cominciata con la moneta, ma è cominciata negli anni 50, all'inizio degli anni 50, tra le rovine della Seconda Guerra Mondiale, quando sui volti delle madri e delle mogli si vedevano ancora le lacrime, quando le città erano ancora piene di macerie, quindi c'era una memoria dolente della più grande tragedia della storia mai prima avvenuta, la Seconda Guerra Mondiale, e in più c'era anche questa paura, questo terrore del futuro, perché la Prima Guerra Mondiale era terminata con Hiroshima e Nagasaki, la bomba atomica, e la bomba atomica era ormai nelle mani delle due superpotenze, le quali si guardavano in cagnesco e si temeva che da un momento all'altro potesse scoppiare una terza guerra mondiale. Quindi diciamo che l'origine dell'Europa, paradossalmente, sta contemporaneamente nella paura, non il mercato, ma nella paura e nell'amore. Perché si disse, i primi sei paesi che si unirono, che furono Germania, Francia, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo, i primi sei fondatori, negli anni 50, primi 50-51, con le lacrime sul volto dei propri cittadini e in mezzo alle macerie dissero: basta, mai più questo, non deve più avvenire. Noi che abbiamo insanguinato la storia con le nostre guerre fratricide, basti pensare che tra Francia e Germania e anche Italia, prima e seconda guerra mondiale, nella storia quanto sangue è stato versato. E quindi fu detto basta, e fu detto questo basta pensando a un avvenire di pace. Quindi per paura, ma anche per amore, ci sentiremo d'ora in poi fratelli. Germania, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Italia. E il primo atto che ha dato avvio all'Unione Europea non è stato l'euro, non è stata l'economia, ma è stata il dire mai più alle guerre. Le guerre allora si facevano con l'acciaio e con il carbone. E il carbone e l'acciaio sono miniere che hanno... che sono lungo il Reno e che hanno istigato le guerre, soprattutto tra Francia e Germania. Basta, mettiamo sotto un'autorità comune il carbone e l'acciaio di tutte queste sei nazioni. Tra di noi non ne siamo più padroni del nostro carbone e del nostro acciaio, perché non vogliamo più fare la guerra fra di noi. E nacque la CECA, che vuol dire Comunità Economica, scusate, Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Questo fu l'inizio. Poi, per la verità, si pensò subito a una più stretta unione politica, veramente un continente di pace almeno tra queste sei nazioni, e si pensò di avere subito un esercito comune, perché quali sono gli elementi che sono il simbolo dell'unità? Un esercito comune e una moneta comune, ma subito non si pensò alla moneta, si pensò all'esercito, e nacque questo progetto della CED, sarebbe la Comunità Europea di Difesa, e il nostro De Gasperi fu uno di quelli che più spingeva in questa direzione. Purtroppo questo progetto fallì perché la Francia si sottrasse nel 1956, era impegnatissima
nel 54, anzi mi pare, era impegnatissima nella guerra in Indocina per conservare le colonie. Ai meno giovani il nome della città di Dien Bien Phu ricorderà qualche cosa. Fu una battaglia tremenda tra la legione straniera francese e le truppe del Vietnam del Nord, perso i francesi, ma in quel momento la Francia era ancora ammaliata dall'idea della grandeur, essere la grande Francia che domina il mondo, e al canto della Marsigliese l'Assemblea Nazionale Francese votò contro, e così naufragò questo progetto, con grande dispiacere di De Gasperi, che morì con il dolore che questa cosa non era riuscita. E allora, ecco, dopo un periodo di sbandamento, allora che si fa? Si va avanti, non si va avanti? E allora nacquero i trattati di Roma del 1957, 25 marzo, li celebreremo tra poco, del 57, quindi saranno esattamente 60 anni, e si disse, va bene, se non riesce la strada politica immediatamente, cerchiamo almeno di battere la strada economica, facendo un mercato comune, ecco la CE, Comunità Economica Europea, facendo un mercato comune, forse piano piano ci avvicineremo e riusciremo a fare un'unione vera e propria politica, che sia un'unione di ideali, di valori, che per ora non siamo riusciti a costruire tutti insieme. Ecco, questa strada economica è poi quella lungo la quale a un certo punto interviene l'euro, più tardi, ma si sta dimostrando che da solo non è sufficiente. La sola strada economica non riesce a fare veramente unità. Questo è il vero problema. Per cui io ho risposto alla sua domanda. Basta l'interesse? Io gli rispondo no, non basta. Ci vuole l'amore. L'amore è una parola grassa, ma insomma un desiderio di stare insieme, di volersi bene, di sentirsi fratelli, di avere un avvenire di pace. Questo ci vuole. Per far questo ci vogliono degli ideali, sono quelli che in questo momento mancano, ma che all'inizio c'erano e che sono stati persi lungo il sentiero economico. Che, teniamoci, ci vuole anche l'economia, non è che non certo. Si deve pensare, però da solo non basta. Dunque, mentre io gli facevo questa domanda, mi è venuto in mente anche a me, visto che, insomma, bene o male in qualche modo ho qua i miei anni, in mente anche a me che il progetto europeo, diciamo, da antica data, insomma, non è che sia l'euro, ma è dagli anni 50. Quindi questo inizio che veniva fuori dal terrore delle guerre e quindi da un sentimento e anche una convinzione razionale proprio, per evitare gli sfaceli che erano stati vissuti nella seconda guerra mondiale, è importante, perché non si è cominciato con denaro, ma si è cominciato con un'intenzione buona. Mi ricordo anzi che allora si facevano si era la scuola media, per esempio, quindi insomma, vabbè, ci avevano dato in seconda media, mi ricordo, un tema su questo avvenimento. Naturalmente, essendo bambini e non preparati, mi ricordo non ci si capiva assolutamente nulla, però mi ricordo benissimo questo, ed è importante questo, quindi la ringrazio per aver dato spessore culturale alla risposta. Dunque, c'è stata poi tutta la polemica, questa è moderna, sul riferimento alle radici cristiane dell'Europa nella Convenzione Europea. Cioè, questo riferimento alle radici cristiane, effettivamente, insomma, qualche verità c'è. Perché alla fine non si è voluto? Cioè, insomma, siamo arrivati a rinunciare a questa menzione delle radici cristiane d'Europa. Insomma. Questa è un'altra domanda importante, ma che riguarda tempi più vicini. Nella prima domanda io sono andato a vedere gli anni 50. Adesso dobbiamo scendere negli anni oltre il 2000, i primi dieci anni del 2000. Che cos'è successo in questi primi 10 anni? Intanto l'Europa si era allargata, perché i primi 6 paesi sono diventati poi 9, entrarono l'Inghilterra, l'Irlanda, la Danimarca, poi sono diventati 10, entrò la Grecia, poi sono diventati 12, entrarono la Spagna e il Portogallo, e poi, soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino, paesi che prima erano obbligati a essere neutrali sono entrati nell'Europa, l'Austria, la Svezia, e poi tutti i paesi dell'est europeo che prima erano stati sotto il dominio comunista, dall'89, 1989 è la caduta del muro di Berlino,
la fine del comunismo reale, ecco che entrano la Romania, la Bulgaria, tutti i paesi dell'ex Jugoslavia, la Lituania, la Lettonia, l'Estonia, la Polonia, cioè è cambiato il sistema. Cioè, dalla iniziale spinta che avevo detto di paura e di amore e di volontà, ecco, con la caduta del muro di Berlino la paura finisce, dovrebbe restare solo l'amore. E invece, siccome si era sulla strada economica, si è continuato solo sulla strada economica. Però, nei primi anni del 2000, giustamente si è pensato, beh, bisogna tornare a fare qualche cosa di un'unità più ideale, prima ancora che economica. E nacque l'idea di avere una Costituzione dell'Europa. Come negli Stati la Costituzione è un po' il segno dell'unità, è la legge suprema di uno Stato, così si pensò di fare la Costituzione dell'Europa. E questo progetto fu, come dire, messo in piedi all'inizio degli anni 2000, fu fatta una convenzione sarebbe una assemblea nella quale erano presenti i rappresentanti degli Stati, i rappresentanti del Parlamento europeo, i rappresentanti della Commissione europea, i rappresentanti dei governi, quindi una cosa molto grande, presidente un francese al solito, Giscard d'Estaing, e lavorarono per diversi anni per fare un nuovo trattato, un trattato sull'Unione che fosse anche un'autentica Costituzione. Però, ecco, lì nacque la questione delle radici, perché fu una richiesta proprio di Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, che chiese che nel preambolo, dove si indicano i valori fondamentali, venisse indicate anche le radici cristiane dell'Europa. È una cosa a cui San Giovanni Paolo II credeva moltissimo, quante volte ha detto che le radici dell'Europa sono nella cultura greca, amante della verità, grandi filosofi greci, nella cultura romana, amante del diritto, della giustizia, il diritto romano, ma soprattutto nel cristianesimo, che su questa base, la cultura greca e la cultura latina, ha innestato il concetto di persona umana e di dignità della persona umana. Quindi l'Europa, se vuole essere Europa, deve iscrivere nelle sue radici le radici cristiane. Questo non passò, al voto non passò. E non passò perché? Insomma, non passò perché, secondo me, naturalmente c'era ancora quelli che non ci credono nella visione cristiana delle cose, molti, quindi molti avversari. Beh, Però io dividerei un po', per esempio, a me pare strano che la visione cristiana venga completamente assimilata ad una visione religiosa, cattolica, eccetera. certo. Beh, la visione cristiana, voglio dire, bene o male, in qualche modo, beh, insomma, esiste anche Certo, indipendentemente dalla fede. Ecco, io certo, posso non credere in nulla, però comunque sia vivo in un mondo che ha avuto radici cristiane, che certo. Sì, poi si ha parla dei ragione valori lei. cristiani, che sono Parla dei valori, il valore dell'uomo, la dignità umana, il valore della famiglia, e che non il sono valore. contro, Certo, diciamo, è ma sono. certo. Ma lì furono, secondo me, come al solito, i francesi. I francesi, e il presidente Sì. era appunto un francese, hanno una fissazione. Dalla Rivoluzione francese in poi, nel 1789, hanno la fissazione della laicità. Sono ubriacati di laicità e non capiscono qual è la vera laicità. Perché la vera laicità è cristiana. Cosa vuol dire laicità vera, nobile? Vuol dire credere nella ragione e avere però un obiettivo che è la dignità umana, perché la dignità umana e i diritti dell'uomo non sono stati scritti in Vaticano. Sono stati scritti da tutti i paesi del mondo, a New York, quindi voglio dire, non c'entra nulla la Chiesa. Però certo che la Chiesa ha generato, ha fermentato questi valori. Ma i francesi sono tremendo. Io sono stato al Parlamento europeo, ho conosciuto anche nell'ambito dei cattolici, anche nell'ambito del Partito Popolare, francesi buonissimi, bravissimi, ma la paura di non essere laici, ecco. E questo ha Penso. portato a questa concezione corrotta della laicità, che parla di una distinzione totale fra visione cristiana e visione laica di ragione, che non sono in ha portato alla. Ma ci fu un voto, perché questa Costituzione, questo nuovo trattato, fu sottoposto al voto, ma due paesi dissero di no, ed erano proprio la Francia e l'Olanda. E allora che si fa? Ricominciamo da capo. E questi voti furono del 97, mi pare,
E allora il nuovo scoraggiamento, ma che si fa? L'Europa è finita, che dobbiamo fare? Allora venne fuori l'idea, io ero al Parlamento, quindi ricordo bene queste vicende qua, si disse ma facciamo un trattato che non sia una Costituzione vera e propria, che dica molte delle cose che erano già state scritte prima nella Costituzione, ma che liberiamoci, non ci deve essere una bandiera comune, non ci deve essere, insomma, furono tolte molte cose che potevano richiamare l'unità costituzionale, altre cose sono rimaste intatte ed è venuto fuori quello che è il Trattato di Lisbona, approvato definitivamente dopo un referendum in Irlanda che all'inizio era contraria, fu approvato alla fine del 2009. E qui purtroppo è rimasta, non c'è le radici cristiane, non c'era prima, non c'è dopo. Devo dire però... Storicamente l'ha spiegato bene. A completamento del mio pensiero, devo dire che nel momento in cui si elaborava questa specie di Costituzione Europa, a Nizza, siamo nel 2001, i capi di governo e di Stato, e insieme assistiti anche dal Parlamento Europeo, c'era anch'io a Nizza, approvarono la cosiddetta Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Carta dei diritti fondamentali, che oggi è stata introdotta nel Trattato di Lisbona come obbligatoria. Allora era una dichiarazione e basta. Oggi, dopo il Trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali è diventata obbligatoria per tutti gli Stati. Questa Carta è divisa in sei parti. Prima parte, la dignità umana. Seconda parte, l'eguaglianza. Terza parte, la libertà. Quarta parte, la solidarietà. Cioè, sono concetti cristiani o non sono concetti cristiani? Umani e cristiani. Però non vogliono dire cristiani. E naturalmente questo porta al fatto che spesso poi vengono traditi. In tanti momenti si dice eguaglianza, ma non siamo tutti uguali, si dice valore della vita, ma poi la vita, se non è non nata, non vale, quella degli stranieri vale meno. Però queste parole ci sono e sono parole che hanno un sapore fondamentalmente cristiano. D'altra parte, quell'incontro è l'idea, se tutto fosse perfetto, a questo punto saremmo nell'assoluto e quindi non saremmo qui a parlare. Si è fatta una mediazione, diciamo così, si deve fare, ma no, come deve avvenire prima di rompere, eccetera. E effettivamente il fatto delle radici cristiane che affondano le loro, come dire, le radici delle radici cristiane o del cristianesimo affondano nell'humus della cultura classica, greco-latina, come ha ricordato il dottor Casini, e quindi non era perfettamente laico da questo punto di vista la visione, però va bene così. Dunque, ho trovato io una specie di espressione del pontefice, non so da dove tratta comunque, in cui il pontefice dice che sogna l'Europa dove i giovani respirano l'aria pulita dell'onestà, amano la bellezza di una cultura e di una vita semplice, non inquinata da bisogni infiniti e consumismo, dove sposarsi ed avere figli sia una responsabilità e anche una gioia grande, non un problema venuto fuori dalla mancanza di lavoro sufficientemente stabile. C'è stato un periodo di tempo in cui appunto anche la politica italiana diceva che comunque bisogna abituarsi a cambiare lavoro e che non si può avere posto fisso, eccetera. Però si vede che, insomma, si è prodotto un'insicurezza che non fa bene a lei. Cioè, allora un cristiano può ancora credere nell'Unione Europea oppure no? Stando alle parole del Papa. Qui la mia risposta è sì. Può credere e deve credere. Il Papa in realtà ha detto delle parole severe contro l'Europa, è stato al Parlamento Europeo, Papa Francesco, e ha parlato degli errori dell'Europa. E poi ha ricevuto più recentemente, nel 2014 o 15, il premio Carlo Magno che gli è stato dato. E in quell'occasione ha detto una frase che vale la pena di ripetere qui. La frase è semplice, breve. Che ti è successo, Europa? Che cosa ti è successo? Nella visione del Papa è successo che ha vinto il capitalismo, cioè, voglio dire, è diventata un territorio di interessi economici. Io devo dire che, pur condividendo questo giudizio del Santo Padre, tuttavia ricordo che anche altri papi precedenti avevano posto lo stesso problema. Un papa che ha amato moltissimo l'Europa è San Giovanni Paolo II, famoso il discorso
del 1982 a San José de Costa, no, scusate, a Santiago di Compostela, chiamato proprio atto europeistico, in cui il Papa dice: se tu tornerai ad essere quello che deve Europa, tornerai ad essere un faro per tutti i paesi del mondo. Però lui, parlando poi ai vescovi di tutta Europa nel 1985, disse che l'Europa, se non rispetta la vita dei suoi figli, e parlava proprio dei bambini non nati e di questa tragedia dell'aborto, che ogni anno nell'Europa unitaria, l'Europa che dovrebbe essere della pace, fa la guerra con i suoi figli perché ne ammazza quasi 2 milioni ogni anno. Che pace è questa? E il Papa diceva: bisognerà che l'Europa mediti su questa, che è una sconfitta, perché l'aborto in Europa è la sconfitta dell'Europa, che significa aver perso il valore dell'uomo, della dignità umana. Ecco, quindi questi allarmi ci sono. Però io dico: cosa dobbiamo fare? Certamente un valore importante tra tanti valori è la pace. Ora, la pace per ora è stata garantita dall'Europa, grazie a Dio, in tutta la storia insanguinata da questi fratelli francesi, tedeschi, italiani, spagnoli che si ammazzavano a vicenda. Ormai sono anni, sono più di 70 anni che non c'è guerra, e questo non è un fatto da poco. Se sulla bilancia mettiamo tutto, pesa molto la pace. Quindi questa è la ragione. E poi l'unità, ma noi ricordiamoci che Gesù ha pregato anche per l'unità prima di morire, parlava della Chiesa e degli Apostoli: io ti prego Padre perché siano una sola cosa, ma insomma riguarda anche tutti gli uomini, il cammino verso una fraternità. Allora, uno strumento politico come l'unità, anziché la guerra e la divisione, però bisogna portarci di nuovo i valori. Quindi i cristiani, la mia risposta è: devono, non solo possono, ma devono credere all'Europa, perché devono credere alla pace, devono credere alla fraternità, e questo è uno strumento che dovrebbe... Però se ci credono non possono lavarsi le mani, tirarsi fuori, ma devono lavorare fortemente per reintrodurre i valori che fanno unità. I valori che fanno unità, certo, l'economia, lo star bene, ma prima di tutto i valori dall'inizio dell'amore. Ma l'amore che vuol dire? Vuol dire considerare il prossimo come me stesso, vuol dire lavorare per trovare lavoro per tutti, non osannare soltanto il capitale e coloro che sono ricchi. Vuol dire poi mettere al centro del valore anche la vita umana e la famiglia. Non si può pensare di costruire la pace e l'unità distruggendo la famiglia e distruggendo la vita. Questo è il mio pensiero, e credo sia anche il pensiero del Santo Padre Francesco. Anzi, lo è sicuramente. Anche perché quando crollò il muro di Berlino, l'89, mi ricordo c'era, come dire, una specie di gioia comune da parte di una parte, insomma, no? Perché era crollato il comunismo, era la gran rovina, eccetera, eccetera. Però, ecco, appunto, mi ricordo che il Papa fece osservare che comunque il capitalismo libero, sfrenato, senza lacci né legami, sarebbe andato su una strada, insomma, non era consigliabile. È così. Nacque anche lì una grande speranza. Mentre, voglio dire, l'inizio dell'Europa, comunità del carbone e dell'acciaio, paura ma anche speranza di pace sono gli elementi fondamentali. Una volta caduto il muro di Berlino e finita la paura, era proprio il momento di dare all'Europa questo grande respiro di servizio all'intero mondo, non solo continente pacificato, ma pacificatore. E quindi questa strada è una strada bellissima. Io non l'abbandonerei, non l'abbandono. Cercherei di lavorare per riportare in Europa i valori fondamentali, che sono quelli di cui abbiamo parlato prima, tipici dell'ispirazione cristiana e anche di ragione, quindi anche umana. Dunque, io gli volevo fare una domanda che è un po'... questa è una fissazione anche mia, insomma, ecco. Cioè, ci sono esempi in cui ci sono delle federazioni, delle confederazioni, cioè delle grandi unità, insomma... Una volta si sarebbero chiamati imperi, ma c'erano altri sistemi. Ecco, è possibile davvero pensare di poter costruire uno Stato più o meno, insomma, federale, certo, sì, ma sprovvisto dell'unità della lingua? Cioè, il fatto che non ci sia una lingua comune,
o perlomeno che la lingua comune sia l'inglese, ma non è la lingua di tutti, per esempio noi lo possiamo anche parlare, ma insomma la lingua è in fondo lo specchio di un popolo, il popolo cresce dentro la lingua cresce con la storia del popolo. Quando noi si parla l'inglese o qualsiasi altro europeo parla l'inglese, non lo sente come esperienza propria, cioè non è una... Io penso per esempio all'antichità classica, no? E l'antichità classica a un certo momento si forma in Oriente dopo la dissoluzione delle polis greche, degli stati greci, dei grandi stati monarchici, che hanno, come dire, una lingua comune che è il greco della koinè, la koinè ellenistica, cioè un greco comune che insomma, supera i linguaggi locali e lo parlano tutti, insomma si diffonde a tutti i livelli. E poi sarà la questione del latino anche, non so, la lingua dei conquistatori, ma comunque sia c'è una penetrazione molto diversa di quanto insomma, oggi anche nella scuola, per esempio, l'inglese è pur sempre un problema, perché non è che in Italia si parli bene l'inglese, molti si vantano di saperlo parlare, ma non è comunque comune questa cosa. Non è che è un ostacolo questo fatto, insomma, di non avere la stessa lingua. O forse i giovani rimedieranno, non lo so. Ma questo è un problema vero, serio e interessantissimo. Devo dire che è un problema anche concreto. Non lo si sa, ma le lingue parlate nell'Unione Europea, tenendo conto anche di quelle secondarie, non sono 5 o 6, ma sono 21. Per esempio a Malta, dove parlano o italiano siculo o inglese, beh, c'è anche, loro pretendono anche il maltese. Quindi c'è al Parlamento Europeo è uno dei grandi problemi, dove per capirsi e per lavorare insieme bisogna parlare tutte le lingue e non è possibile, quindi gli interpreti sono indispensabili. E quando noi siamo nell'Assemblea Generale o nelle Commissioni abbiamo le cuffie e siamo in grado di capire la propria lingua e di parlare nella propria lingua. Sì, sì. Ma questo dell'interpretazione è un problema anche economico di prima grandezza, perché non è facile trovare interpreti che parlino tutte le lingue e che siano in grado di fare la traduzione simultanea. Quindi questo è uno dei problemi europei. Però, detto questo, e sempre tenendo sulla bilancia il valore di fondo che è l'unità e la pace, questo è un problema che può essere superato e in parte è già superato, perché diciamo i nostri figli, i nostri ragazzi, oggi già viaggiano a tutte le parti. Vanno in America, vanno in Inghilterra, vanno in Francia, vanno in Germania, vengono in Italia. E prima questo fatto non c'era, quindi la mescolanza di culture e di lingue è un dato di fatto. Nella scuola, ai miei tempi si studiava come seconda lingua il francese. Anche ai miei. Sono negli anni superiori. Fin dall'elementare cominciano a parlare. Sono gli stessi i nostri tempi. Io non amo per niente l'inglese, se devo dire la verità, perché mi pare una lingua, nonostante Shakespeare, insomma, mi pare una lingua che non ha le raffinatezze dell'italiano, dello stesso. Sì, forse insomma, ogni lingua si. Sì, per esempio il francese è una bella lingua, una lingua bella, ma anche abituata alla filosofia, eccetera. L'inglese è una lingua molto, come dire. Sì. Per fortuna lo spagnolo è una lingua comprensibile per noi italiani, anche sì. Se parlato lentamente noi possiamo parlare con mezzo mondo. Sì, comunque lei ha detto una cosa interessante, cioè questo continuo viaggiare e mescolarsi di culture a un certo momento costituirà una specie la stessa esperienza che si è verificata nel mondo antico che lo citavo io, sì. No? Che la koinè greca si è formata così, sì. E forse anche latino con i viaggi, magari all'epoca non c'erano gli aerei, quindi viaggiavano meno. Insomma, bisogna aspettare le nuove generazioni. Comunque sì, all'inizio costituisce un po' un problema. È un problema reale, però voglio dire, in fondo, anche l'Italia, dove oggi, vabbè, si parla italiano, io sono di parlare, mia moglie è lucana, ma si parla tutte e due. Però un tempo, probabilmente ancora nei primi dell'Ottocento, non era così semplice capirsi fra un siciliano e un lombardo. Certo, è vero. C'erano dialetti molto più forti. Quindi, voglio dire, questo fatto è un problema, ma mi spaventa un po' meno. Ecco, questo la lingua anche la lingua nazionale, lei alludeva al fatto che è una specie di koinè che si è formata con fatica, certo.
problema è la Beh, noi fiorentini siamo un po' orgogliosi, cioè, anche se siamo in conflitto con Siena, perché pensiamo di averla imposta in qualche modo. Brevemente, perché stiamo per finire il tempo, però volevo, ecco, quello che normalmente ora i giornalisti stanno chiamando sempre più populismo, 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 cioè questo rivendicare la subordinazione del rivendicare, cioè non lamentare, diciamo, la subordinazione della sovranità popolare nazionale a un'entità europea generale, eccetera. È davvero populismo oppure è una rivendicazione giusta? Ma è il populismo è inteso appunto come questo rifiorire, riemergere il nazionalismo, cioè ritenersi soli, è sbagliato. Ma è sbagliato perché è sbagliato. Questo è un mondo globalizzato, ma basta andare dietro di 50 anni fa. Quando ero bambino, vedere un'autovettura, una macchina, c'è una macchina. Oggi se ne vede fin troppe. Gli aerei. Ieri io sono stato a Bruxelles, che avevo un incontro, sono partito la mattina e sono tornato la sera. È come prendere l'autobus. Cioè, ma lo stesso avviene, ci sono persone che vanno negli Stati Uniti d'America un giorno e il giorno dopo sono di nuovo in Italia. Quindi, diciamo, è un mondo globalizzato. L'informazione, ma pensiamo a che cos'è l'informazione. Oggi con il computer, i telefonini, noi ci siamo abituati, ma non è uno scherzo. Noi possiamo sapere tutto, bisogna interrompersi perché tutto in tutto. Allora, tra poco dicono andremo nelle stelle, negli altri pianeti, non ci credo molto, ma insomma non ci credo molto. Però voglio dire, allora non possiamo, come dire, chiudersi. Abbiamo finito il tempo. Abbiamo finito il tempo. E non possiamo chiuderci, no, anzi, dobbiamo avere questa larghezza di orizzonte. Vediamo dopo. Bene, siamo tornati di nuovo in studio, dunque il dottor Casini ci stava appunto, sta facendo una specie di, come dire, di augurio anche per il futuro. Le nuove generazioni senz'altro supereranno questa, è sempre successo così, supereranno questo ostacolo. Bene, io manderei ora in onda, tanto per preparare poi la domanda successiva, un filmato di Antonio degli Innocenti, che sostanzialmente parla dell'uscita della Gran Bretagna dalla Unione Europea, quella che con termine abbreviato si chiama Brexit. L'uscita della Gran Bretagna dall'Europa impone riflessioni che vanno oltre le ragioni e le conseguenze immediate di un sì o un no su una scheda referendaria. Brexit va considerata prima di tutto il riscontro di quanto il progetto europeo sia diventato debole e non pienamente convincente. A sua volta tale risultato può indebolire ancor più il percorso di integrazione e farlo implodere. È però anche possibile che inneschi una reazione positiva, in grado di produrre un risaldamento nell'immediato e metta le basi per un rilancio nel medio e lungo periodo. La possibilità che questo avvenga è realmente bassa e non ci sono però alternative. Va quindi non solo auspicata, ma favorita ad ogni livello. Gli attori principali per un salto qualitativo, dopo il processo di allargamento quantitativo che ha portato ad estendere a est, perdendo però ora a ovest, sono due: le istituzioni e le nuove generazioni. Di fatto significa spingere verso l'alto il rapporto tra domanda e offerta di una migliore Europa, la prima riferita soprattutto ai giovani e la seconda alla politica. Le generazioni che hanno subito il conflitto mondiale e quelle successive che hanno vissuto il clima della guerra fredda si sono riconosciute in un desiderio di un'Europa diversa dal passato, che al suo interno non si sentisse divisa tra parti ostili. Oggi tale spinta è esaurita e più che ridurre il rischio di conflitto interno serve ora un processo di vera comunione. Questo significa superare non solo i confini geografici tra popoli, ma anche le barriere mentali che li separano tra loro e che li rendono vittime delle proprie paure. Per un'Europa così vi sarebbe un posto di primo piano nel mondo,
mentre i singoli paesi sono destinati a smarrirsi andando da soli verso il futuro. Nel 1950, ben tre delle cinque città più popolate al mondo stavano in Europa. Ora nessuna metropoli di questo continente è tra le prime 15 del pianeta. Nello stesso lasso di tempo, l'Italia è scesa dal decimo posto al 23° posto tra i paesi demograficamente più consistenti. Nel 2050 nessun paese europeo sarà tra i primi 20, nemmeno la Germania, attualmente il più popoloso ma in sensibile sofferenza demografica. Se però l'Europa fosse uno Stato, verrebbe superata come abitanti solo da Cina e India. Per ottenere un'Europa più forte nel mondo non basta sommare nazioni diverse, nemmeno è sufficiente porsi regole e vincoli per stare assieme come famiglie di uno stesso condominio, peraltro composte da anziani o coppie con un solo figlio. Sono due le strade principali che un rilancio del progetto europeo deve allora porsi e vincere, quella demografica e quella culturale, in parte intrecciate tra loro. Bene, il rilancio demografico e culturale, che vuol dire, dottor Casini? Il bilancio? Il rilancio demografico e culturale. Beh, il bilancio demografico se ne sta parlando molto in questi giorni, anche questa è un'altra cosa importante perché non molto tempo fa, voglio dire forse 20 anni fa ancora, si scriveva che bisognava ridurre la popolazione del mondo Sì. perché si parlava di bomba demografica, un libro intitolato così. Se nascono troppi bambini, moriremo tutti di fame, Me lo saremo ricordo, troppi. me lo C'è un ricordo. libro intitolato La bomba demografica. Oggi ci sono libri, ne ricordo uno intitolato L'inverno demografico, cioè l'opposto. Non nascono bambini perché abbiamo scoperto che diminuire la popolazione, diventare tutti anziani e vecchi, vuol dire parecchie cose, vuol dire la insostenibilità delle pensioni, vuol dire la insostenibilità delle spese economiche, perché le persone anziane costano di più economiche, sanitarie, costano di più dei giovani. Vuol dire rallentare l'innovazione, perché sono soprattutto i giovani che portano l'innovazione. Questo si è scoperto ed è vero, ormai lo riconoscono tutti i demografi e tutti gli studiosi. C'è anche di mezzo un po' di nazionalismo perché si dice, ah, ma allora perderemo l'identità se l'Italia diventerà un paese di immigrati marocchini, arabi e cinesi, non ci sarà più l'Italia. Anche questo è un po' vero, però insomma è secondario rispetto al dato di fondo, cioè di un arretramento del progresso civile e anche economico complessivo. Quindi questo è un problema. Si ritiene comunemente, su questo punto io sono abbastanza approfondito, quindi mi permettete di spendere una parola in più sul problema demografico, Certo. si ritiene, ragionando con una cultura materialistica, che l'unico modo di incentivare la possibilità di una ripresa di nascite in Europa, perché il problema non è solo italiano, è in tutta l'Europa. E un pochino anche di tutto il mondo, perché anche l'Europa ha insegnato a tutto il mondo a non fare figlioli. Quindi c'è anche questo. Pare un obiettivo È un molto obiettivo che è stato. avanzato, civile, insomma. Allora, si ritiene comunemente, in una logica materialistica, che rimuovendo le difficoltà economiche ci saranno più figli. Naturalmente bisogna rimuovere le difficoltà economiche, se un giovane non ha casa, non ha lavoro, è difficile pensi a mettere su famiglia, è Certo. verissimo, però non basta, non basta, ci vuole una cultura della vita. Io lo dico perché in questo momento voglio rendere omaggio ai miei genitori, ai genitori di tantissime famiglie, noi eravamo 9 figli, ora 9 possono essere anche troppi oggi, ma io ero il nono di 9 figli e sono sicuro che mio padre e mia madre non è che hanno giubilato il giorno in cui hanno cominciato a esistere, ma hanno pensato, un figlio deve vivere, l'accetteremo anche se siamo Anche il poveri, nono. anche, no, anche se siamo contadini, anche se siamo poveri, non vuol dire. Allora, accanto a uno sforzo per migliorare le condizioni delle famiglie necessario, indispensabile,
quindi lavoro per i giovani, eccetera. Ma ci vuole anche una cultura, che io chiamo cultura della vita, cioè per cui di fronte all'uomo comunque noi si deve essere accoglienti, non si può sopprimere mai la vita, né durante la vita con le guerre, con le distruzioni, né all'inizio della vita con l'aborto e tutte queste sperimentazioni che si fanno oggi nei laboratori biotecnologici, né alla fine della vita come oggi si vorrebbe fare introducendo l'eutanasia. Questo è un po' la cultura della vita, è quello che ci vuole per superare questo problema. Quindi ricordare che tutti gli uomini sono esseri umani dal concepimento alla morte naturale, quindi uguali in dignità e diritti, tutti uguali. Non c'è una nuova discriminazione come prima c'era contro gli ebrei, oggi c'è una discriminazione verso i più deboli, coloro che contano meno, come i bambini non nati e come le persone anziane. No, questa è una nuova forma di razzismo che va rifiutata per vincere questo problema. Quindi, niente, quindi io la domanda mi pare fosse questo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, come dire, avere fiducia del futuro, credere nei valori, operare perché le condizioni materiali negative siano risolte e superate, ma avere anche in cuore, nella mente e nel cuore, i valori ideali. Ecco, questa è la mia convinzione. Cioè lei in pratica ci dice che, insomma, da un punto di vista materiale è ovvio che insomma, quando manca il sostentamento fondamentale, certo, è ovvio che si ferma anche il progetto familiare, però non basta, e questo avviene sempre in quasi tutte le attività umane, cioè ci vuole anche, come dire, uno spessore, un sostrato culturale che porti a valorizzare certe. Quindi è una questione di idee, non soltanto. Mentre per quanto riguarda quell'accenno che lei faceva a chi lamenta, no? Che noi diventeremo tutti stranieri, perché poi vengono gli stranieri e le famiglie le fanno loro, fanno bambini, eccetera. Beh, al di là di tutto questo, del grossissimo problema dell'immigrazione, che insomma, bene o male, ha detto bene il Presidente del Consiglio, ultimamente diceva questo, non lo risolve nemmeno il mago Merlino, no? Non so se era un'espressione, magari forse se la poteva risparmiare, insomma, vabbè. Comunque sia, beh, anche noi siamo frutto di immigrazioni, penso, perché se uno va a vedere il DNA non è che siamo appartenenti a qualcosa di puro e di pulito, no? Chissà quanta roba ci sa, un po' di Longobardi per esempio, insomma. I Lombardi erano Longobardi. Ecco, movimenti di popoli ci sono sempre stati dappertutto, a cominciare dall'antichità preclassica, diciamo così. Quindi l'Europa che ora c'è, in questo momento esiste, così fatta, così diciamo strutturata, eccetera. Quindi serve, mi pare che lei abbia già risposto, ce l'abbia già detto, comunque ci dia, cioè, a che cosa porta di quali vantaggi porta dal punto di vista culturale, economico, sociale, politico, eccetera. E poi se l'Italia, siccome è un tema che molti partiti che sono poi tacciati di populismo, no? Toccano per avere più voti probabilmente. Se l'Italia uscisse così semplicemente dall'euro, insomma dall'Unione Europea, che cosa succederebbe secondo lei? Allora, sono due le domande, mi pare di capire. Sì, sono due. Sì, sì. La prima è che cosa porta l'Europa... Sono stato un po' disordinato, mi dispiace. Sì, sì. Che cosa porta l'Europa a... di buono, all'Italia in generale, sì, in particolare? Io adesso cercherò di dire che cosa ha portato l'Europa, perché ha portato molte cose, ma prima di rispondere più in dettaglio girerei la domanda: che cosa deve dare l'Italia all'Europa? Perché l'Italia è tra i paesi fondatori, e dove si parlava prima di radici cristiane, e dove le radici cristiane volero volare sono più profonde, più mature. Allora, se noi pensiamo che l'Europa debba uscire che l'Italia debba uscire dall'Europa, io penso che le ossa di De Gasperi si rivolgeranno nella tomba, perché è stato il grande costruttore. No, noi dobbiamo credere nell'Europa e dobbiamo domandarci cosa fare. L'Italia ha un dovere particolare nei confronti dell'Europa, che è in particolare quello di portare i valori.
Certo, dal punto di vista materiale ed economico dobbiamo dare un contributo, ma l'Europa ci ha dato un contributo. Adesso, se non ci fosse stata l'Europa, le condizioni attuali di benessere, che nonostante tutto ci sono, andiamo a confrontarci con i paesi del terzo mondo, nonostante tutto. Le condizioni di benessere che ci sono, le industrie si sono sviluppate, la possibilità di girare, i nostri giovani che conoscono il mondo, le possibilità di apprendimento che si sono enormemente arricchite, tutto questo è dovuto anche all'Europa, non ci sono dubbi su questo. Ecco. Allora, che cosa succederebbe se noi uscissimo? Beh, c'era un articolo del direttore del Corriere della Sera l'altra sera, Luciano Fontana, il quale rispondeva a questa domanda. E lui rispondeva su un termine molto materiale. Immediatamente correrebbe in alto l'inflazione. Cosa vuol dire inflazione? Vuol dire che il denaro italiano varrebbe di meno di oggi. Quindi diventeremo tutti più poveri. C'è poco da fare, perché si parla della moneta unica, vabbè, però ha stabilizzato i prezzi. Cioè, saranno anche aumentati, però si sono stabilizzati. Quindi ha favorito questo le industrie, i commerci e poi anche le famiglie. Quelle che guadagnano sanno su che cosa contare. Non è che alla fine del mese 1000 euro non valgono più 1000, ma valgono 700. Quindi questo è il vantaggio di stare. Purtroppo c'è questo cattivo esempio dell'Inghilterra, del Regno Unito. Devo dire che un po' era nell'aria, perché da sempre... questo è un altro capitolo, ma insomma accenno appena. Da sempre l'Inghilterra è stata poco europeista, perché come la Francia che ha bocciato la CEDE, la Comunità Europea della Difesa, così in nome della cosiddetta laicità e grandeur della France, così l'Inghilterra ha sempre avuto l'idea di essere la dominatrice del mondo, non ha saputo rinunciare a essere padrona delle colonie eccetera, e ad avere un rapporto particolare, privilegiato con gli Stati Uniti. Questo sempre. Quindi era un po' nell'aria questa. Tant'è vero che qualcuno dice, beh, è bene che se ne vada. Ora se n'è andata, saremo più liberi di fare quello che vogliamo. Qualcuno lo dice. Io non credo nemmeno questo. Penso che la Gran Bretagna sia uno stato molto importante. Un po' uno stato buffo, eh. Io da parlamentare europeo l'ho conosciuto. Sì. Sono venuti proprio sulla questione di uscire o non uscire. Io ero presidente della Commissione Affari Costituzionali, quindi da anni si discuteva, sono venuti dalla Camera dei Lord e dalla Camera dei Comuni a parlare con noi, con la mia commissione, sono andato io a Londra a discutere di questi problemi. Sono molto divisi gli inglesi, non è che tutti sono d'accordo. Sì, ma infatti si vede anche in questi ultimi sviluppi. Non sono tutti d'accordo. Ad ogni modo, sì, chi vuole uscire ha quest'idea della grandezza, della Gran Bretagna che deve fare da solo come ha fatto in passato. Infatti, nella Unione Monetaria non c'è mai entrata. Non è mai entrata. Quindi ha sempre voluto un po' stare da sola. Io spero ormai che esca nella logica delle cose. Però spero che rimanga. Questa è la Camera dei Lords, mi pare. Sì. Però poi dovrà ripronunciarsi il Parlamento. La Camera dei Lord era favorevole a restare, e poi dopo la Camera dei Comuni, l'Assemblea dei Comuni ha seguito una linea diversa. Ad ogni modo, va bene, io spero che almeno siano mantenuti i rapporti. L'Inghilterra è un paese un po' buffo, noi si considera la patria della democrazia. Sì. Allora, come pensare il fatto che i vescovi anglicani siedono diritto nella Camera dei Lord? Come giudicare il fatto che i loro giudici emettono le sentenze mettendosi in testa una parrucca? Sì, è buffa sta roba qua. Cioè, è una nazione che dovrebbe essere considerata la parte della democrazia, ma poi invece, insomma, cioè la storia pesa, le tradizioni pesano, e anche comunque una non c'entra l'argomento di stasera. Sì, no, tutte queste cose ha fatto sì invece che io vedo che c'entri parecchio, perché delinea un po', come dire, è stato prudente poi sottoporre al referendum, certo è la legge. È stato imprudente, perché poi Camerun sperava di perdere il referendum. Sì. Voleva accontentare i suoi elettori, una parte dei suoi elettori, ma sperava di perdere, invece l'ha vinto. Ma poi c'è un altro problema grave che nessuno dice, cioè due paesi legatissimi al Regno Unito, come la Scozia e l'Irlanda, come reagiranno?
Sì. Perché stranamente sia l'Irlanda sia la Scozia sono fortemente europeisti, perché l'Europa li ha in qualche modo, come dire, liberati dalla soggezione dell'Inghilterra vera e propria, no? In qualche modo siamo tutti in Europa, quindi vedremo un po' che cosa succede. Per ora però va avanti la divisione e io non la giudico una cosa positiva. Comunque ripeto, di per sé non è una cosa che affossa definitivamente l'Europa, perché era già nell'aria e perché l'Inghilterra ha sempre tentato di avere una politica per conto suo, insomma, quindi non è che sia come dire rovinosa, ecco, più o meno. Un'ultima domanda, perché il tempo scarseggia, lei è troppo bravo e poi insomma non solo ci informa ma ci fa un po' anche, come dire, un po' di lezione, insomma, va sempre sullo spessore culturale delle cose, è importante, se no non si rende conto di nulla. Insomma, oggi la televisione spesso e volentieri si ferma alla superficie e qualche volta anche alle chiacchiere, anche quella locale, insomma, anzi forse di più. Dunque, molti si domandano, le ideologie sono finite, le ideologie che c'erano, la contrapposizione ideologica della guerra fredda è finita, non c'è più il patto di Varsavia, riuniva i paesi favorevoli all'URSS e all'URSS stessa. Ma la NATO, che è un'alleanza militare, esiste ancora? Perché esiste, secondo me? Qui è una domanda, mi sta facendo domande tutte estremamente importanti e di grande attualità. Perché anch'io sono d'accordo con coloro che dicono, facciamola finita con la NATO, non serve più. È quello che dice anche Putin. Ah. Quindi, però Putin perché lo dice? Dice perché non vorrebbe avere di fronte a sé qualcuno che lo ferma, certo, dal punto di vista della potenza militare. Quindi bisogna essere prudenti. Però certo la NATO è cominciata per resistere alla possibile aggressione del comunismo reale. Oggi all'orizzonte immediato questo non c'è. Oggi l'orizzonte immediato, se si teme la guerra, è la Corea del Nord, figuriamoci un po'. Quindi è cambiato il sistema. Devo dire che la NATO nacque anche perché per dare le armi in mano ai tedeschi. Senza i tedeschi non ci si difende bene in Europa, però bisogna controllarli, perché sennò chissà che cosa combinano. No, già che ne avevano combinate tante, no? Perché... non hanno combinato tante. E allora mettiamoli dentro un organismo complesso che è la NATO. Però direi che effettivamente, dal punto di vista culturale, la NATO oggi serve meno. Però che cosa servirebbe? Servirebbe un esercito europeo. Ora, sembra strano che io, che ho parlato tanto di pace, che credo che la funzione dell'Europa sia la pace, che non sono certo un militarista, dica che se io potessi, pigiando un bottone, riavviare l'Europa verso un cammino di maggior unione, farei subito un esercito europeo, veramente europeo. Perché? Perché sono successe delle cose, dal punto di vista pratico, dovute alla mancanza di un esercito europeo. Quello che sta avvenendo oggi nel Nord Africa è dovuto al fatto anche che da sola la Francia ha deciso di cominciare a bombardare. C'è la tradizione coloniale, eccetera, poi la Grande Erce ancora. E l'Inghilterra ha cominciato a fare qua e là alcune guerrecciole o guerre vere e proprie. Se ci fosse un unico esercito europeo, queste cose sarebbero state controllate meglio. Forse si dovevano fare, ma le avremmo fatte in modo più intelligente, più autorevole. Poi uno strumento che ma poi anche soltanto come prevenzione delle guerre, come forza pacificatrice, voglio dire. Se si pensa non più alla forza militare come uno strumento di aggressione, ma facendo un parallelo forse un po' forzato, come pensiamo noi carabinieri alla polizia in uno Stato? Sono i garanti della sicurezza. Certo, sono garanti della sicurezza. Problema ci rivolgiamo a loro, che qualche volta usino la forza è anche bene, se devono arrestare la persona. Allora, ecco, un esercito europeo dovrebbe avere un po' questa funzione e avere perciò anche l'autorevolezza quando parla di Europa, se parla dei consessi internazionali, un'Europa veramente unita, unita anche dal punto di vista militare, è un'Europa più credibile. Che quindi, insomma, se dice l'Europa all'ISI, fatela finita, forse più efficiente se lo dice avendo un esercito comune, anche se non lo usa, che non se invece ciascuno parla. Perché è uno strumento, diciamo, di deterrenza. Uno strumento anche di autorevolezza. Di autorevolezza, certo. Questo serve.
questo penso lo capiscano tutti, a questo servono gli eserciti. Stiamo finendo il tempo, dottor Cassini, mi dispiace tanto perché effettivamente anche oggi mi sono divertito, perché ho imparato anche io qualcosa di importante. Dunque, le lascio questo librino, e poi siamo in tema perché fra poi è Pasqua. La storia di un appuntamento di Loreno Becattini è stato edito dal servizio editoriale Fesellano, ma è interessante questo libro anche perché contiene tutta la teoria astronomica che per calcolare, diciamo, la caduta nel calendario della nostra Pasqua, e c'è tutta la storia fino dalla tradizione, dalla antichità. La ringrazio di nuovo davvero, anche perché, vuol dire, io l'ho ricordato all'inizio, insomma, penso siamo tutti uguali, eccetera, lei è molto modesto e via, però comunque si sa che è una persona importante e che ha un sacco di cose da fare, è venuto ben due volte qui e la ringrazio di nuovo. Dunque, i soliti annunci che devo fare tutte le volte, ora guardo di ritrovarli perché a me non me li ricordo mai. Intanto ringrazio io tutti gli ascoltatori, ringrazio questa rete televisiva che mi ha invitato, vengo volentieri, ringrazio per questo libro che tra l'altro mi interesserà moltissimo, sì, cioè perché tutto io un calcolo leggo astronomico, queste cose, certo, scientifiche, però hanno la concretezza della storia. Ecco, grazie. È il fondamento umanistico. Dunque, le repliche della trasmissione saranno come sempre il sabato alle 17.30 e la domenica alle 12.15, continua la rubrica di Vincenzo Caldarella, Segno 7 News, il venerdì alle 5.30 del pomeriggio, il sabato alle mezzogiorno e 10 e la domenica mattina alle 9.10. Da mercoledì 22 marzo, la prossima trasmissione avrà come titolo un annuncio straordinario. Gli ospiti sono Jonathan De Santis con un gruppo di suoi collaboratori che si chiamano Steve Agnoletti di Castelfranco, Emanuele Imbrogno, Gianluca Passerotti, Lorenzo Martellini, San Giovanni e Chiara De Santis di Figline Valdar. Continua la nostra rubrica, cominciata il 12, I fondamenti della nostra fede, curata dal professor Bruno Meucci, che è un filosofo, appartiene alla comunità di San Leolino. Va in onda la domenica, in diretta la domenica alle 18.45, replicata lunedì e martedì rispettivamente alle 18.50 e alle 12.10. Se volete rivedere le puntate oppure andare a cercare, non so, anche un po' di gossip sulla rubrica Segno 7, andate a vedervi il sito internet www.segno7.it, che contiene, oltre l'archivio delle puntate, anche tante altre cose. Vi ringrazio per averci seguito e arrivederci a mercoledì prossimo.